Carissimi amici, oggi ritorniamo a parlare della questione delle dogane, se avete ricordi. Certo. Eh sì. Vi abbiamo già parlato di prodotti come le mascherine, a cui veniva applicata ancora la tassa tipo l'IVA, Sabino, la tassa doganale. Sì. Eh sì, molto spesso rimanevano ferme lì, i sindaci si sono lamentati che non arrivavano questi prodotti. Ebbene, dopo il nostro servizio, la situazione pare si sia sbloccata. E ci ha contattato il direttore dell'agenzia delle dogane, Sabino. Mega direttore. Eh sì, proprio il direttore, e magari facciamo a lui anche altre domande. Beh, indubbiamente il vostro servizio ci ha fatto accendere la lampadina e ci ha fatto comprendere che dovevamo stabilire un rapporto diretto tra l'agenzia delle dogane e il cliente finale, in maniera tale da rompere questo cortocircuito informativo. Quindi sicuramente un grazie a Striscia la Notizia. Che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo? Beh, dai primi di aprile è stata finalmente prevista dalla Commissione Europea l'esenzione da dazi ed IVA. L'agenzia delle dogane comunque si era già mossa tempo prima, prevedendo una sorta di sospensione dei pagamenti di dazi e IVA in attesa della decisione che poi è stata nel senso della nostra richiesta. Ma che problemi potrebbero esserci con gli importatori? Ma guardi, il problema principale è collegato al fatto che alcuni importatori, insomma, magari non effettuano tutte le operazioni in regola e quindi nel momento in cui intravedono un possibile rischio nell'interazione con l'agenzia delle dogane, perché può esservi una speculazione sanitaria o finanziaria, al loro cliente finale dicono il materiale è fermo in dogana. In realtà purtroppo non è così, c'è qualche problema nell'ordine che è stato effettuato, magari una parte era per l'ospedale, il sindaco, la società che svolge i servizi essenziali e un'altra parte era per accaparramento di mascherine a fini speculativi e in questo caso la dogana ovviamente interviene. Immagino che in questo periodo ci siano anche degli improvvisati importatori. Purtroppo con questa emergenza sanitaria si stanno affacciando beauty center, società che svolgono massaggi, società che avevano altre attività e tutti che si stanno mettendo a intermediare mascherine e magari talora quello che capita è che da un lato hanno l'acquisto di mascherine senza il destinatario finale e dall'altro magari hanno già un sito internet dove le mascherine vengono vendute a svariate decine di euro, se non centinaia. Il tema del rapporto tra destinatario finale della merce, importatore e venditore extracomunitario, ora abbiamo cercato di risolverlo ancora meglio attraverso la creazione di uno sportello web che abbiamo denominato Dogana Amica, dove sostanzialmente diciamo se avete un dubbio che la merce sia ferma in dogana, probabilmente non è vero, prendete contatto con noi e cercheremo di risolvere il caso. Mi raccomando, non speculate su queste cose, Sabino. E che cosa? Eh sì, e se vi dicono che i prodotti sono fermi in dogana, come dice il direttore, fatevi altre domande, no? Tutto a posto. Quindi, per ora è tutto, a voi Striscia.